siamo come stiamo, mezzanotte nella mano, e quando il cielo è tanto, slaccio di pensieri dura, finché dura questa eternità. Siamo come stiamo, usati di seconda mano, nel cuore un buio totale. Unico innocente che sorride e fa i miracoli che fa. Lega questa sera i tuoi bottoni della giacca, ci pensi ancora a morire. La felicità da quale parte si è nascosta, onda su onda vera. Stiamo come stiamo, in quel muso d'aeroplano, e un gatto rosso di colore, preso in contropiede da una nuvola, e se non scurita. Giorni senza scuola, giorni e rabbia che poi vola, in mezzo ai piatti di carta, e stiamo rotolando come tanti cuori in gola, in cerca ancora di noi. Cantare con tua sorella Lorena mi ha fatto una gran tenerezza, mi sembrava una bambina. Poi per la prima volta l'ho vista con una grande grinta, però non una grinta cattiva, isterica, una grinta dolce, era persino disarmante. L'avrei mangiata di baci. Restiamo appesi con lo sguardo, che forse i tempi sono appena puri. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti gli utenti Facebook, da Ciro Castaldo di Universo di Mimì. Con oggi si chiude la prima serie di A Tu per Tu. Dopo gli incontri con Giorgio Verdelli e Mimmo Cavallo, questa sera abbiamo il piacere di avere con noi il maestro Fio Zanotti. Maestro Fio Zanotti, musicista, compositore, arrangiatore, produttore e direttore d'orchestra. Ha lavorato tra gli altri con Zucchero, Celentano, Loredano e appunto Rossania Martini. Lo salutiamo, eccolo, lo vediamo in diretta dal suo studio. Salve, buonasera a te, buonasera a tutti. Diamoci del tuo, mi raccomando. Come state tutti? Grazie. Un piacere. Stavo pescando, non ho preso nulla, poi la linea non andava e sono tornato in studio. Si sente malino, però adesso cerchiamo di capire. Io ti ringrazio per aver accettato il nostro invito e scusaci ancora per aver interrotto la tua battuta di pesca. Noi siamo estremamente contenti di chiudere con te la prima serie di A Tu per Tu con, che abbiamo aperto con questo filmato di Sanremo 1993, perché forse questo è stato il primissimo incontro in termini artistici tra te e Mia Martini. Già dal 1980 lavoravi con Loredana Bertè, però se non sbaglio il 93 è l'anno che ti ha fatto incontrare da un punto di vista artistico te con Mimì, con Mia Martini. Non so se c'era stato qualche incontro in precedenza, prima del 1993. C'è da dire, allora, intanto vorrei migliorare l'audio, si sentono dei rumori, magari c'è qualche giacchettino, di alla regia se può sistemare un po' di cose, perché veramente l'audio è pessimo proprio. Comunque ora più o meno ho capito. Allora, sicuramente ho l'onore di lavorare con Mimì grazie soprattutto ai prodotti che ho fatto con Loredana. Sia tra me e Loredana, sia tra me e Mimì c'è un'amicizia incredibile, perché Mimì per me è ancora qua in mezzo a noi e io, figurati, ho un ricordo non stupendo, di più, perché proprio c'era intesa, amicizia e si lavorava come io cerco di lavorare ancora oggi, con la passione per la musica. E sono nati, devo dire, dei prodotti molto particolari,
grazie, oltre che alla bravura di questi due grandissimi artisti e all'impegno che noi abbiamo messo con grandi musicisti e collaborazioni enormi, però con la passione. Questo mi va di dirlo con grande gioia. Siamo molto contenti di questa tua dichiarazione. Io nel 1994 Mia Martini avrebbe dovuto partecipare al Festival di Sanremo con il brano E la vita racconta, e tra le altre porta anche la tua firma. Che ricordo hai di questa travagliata stesura? Che... No, guarda, fermo subito, non è assolutamente travagliata, ti spiego com'è. La vita racconta è una musica, a mio parere, bellissima, nata da me e da Vincent Toma. Sì. Poi stavamo facendo il testo con diverse soluzioni per vedere, e io non ero mai contento del testo che sentivo, perché bellissimo il titolo La vita racconta, ma non raccontava abbastanza ciò che io avevo in testa e ciò che soprattutto Mimì aveva in testa. Comunque riusciamo ad avere un testo più o meno che stava abbastanza in piedi, e io dico: dai Mimì, andiamo in studio a farlo bene, che di modo che facciamo anche un lavoro che si senta bene. Invece lei ha preferito fare una diretta piano e voce con me, proprio con il microfonino della Mutua, e devo dire l'ascolto non era dei migliori. Secondo me, ecco, è come un po' la diretta che facciamo ora, che c'è un ascolto molto, come dire, molto casalingo se vuoi, però il cuore c'è ugualmente, ecco. Ecco, magari quel casalingo lì non ha premiato la canzone, ecco, perché magari volevano sentire un prodotto finito, che questo non lo era. Basti dire che l'album E la vita racconta, devo dire, mi vanto molto del suono che ha. Ho capito, e infatti poi il brano non fu preso dalla commissione selezionatrice, ed è uscito postumo nel 1998 un concerto con Semplice Anche Mio, un live di Prodida del 1993. E, sempre del 1994 è la vostra collaborazione per la musica che vi gira intorno, uno splendido album di cover da te magistralmente arrangiato, ristampato anche in doppio vinile lo scorso anno, dopo ben 25 anni dall'uscita. Penso che sia l'unico caso nella storia della musica italiana. Si tratta dell'ultimo disco inciso da Mia Martini, e a mio parere rappresenta il suo testamento artistico e umano. È vero, è vero. Porto, magari inedito, puoi regalarci di questa tua esperienza professionale. Allora, io mi sono trovato a cena a Bologna con lei, Fossati, Grillo, tutti genovesi, Dori Ghezzi, e non ricordo gli altri, mi sembra ci fosse Gino Paoli anche, e non ricordo bene, e De Andrea anche. Quindi pensa che pranzo fu questo, e io partì con la realizzazione della musica che mi gira intorno, con una passione enorme, con una gran voglia di fare musica, ecco, con questi pezzi meravigliosi, e ci fu per allora una grande sperimentazione, con grandi musicisti, ad esempio Lele Melotti alla batteria, Rosario Germano alle percussioni, Giorgio Cocilovo alla chitarra, tutto in diretta, tutto diciamo con i crismi dei grandi lavori, di come secondo me i lavori si devono ancora fare oggi, ecco. È chiaro che oggi le cose sono un po' cambiate, però con gli studi agguerriti come abbiamo, io ho uno studio, devo dire, molto agguerrito, ed è un divertimento comunque anche oggi. I sistemi sono un po' cambiati, però il senso deve essere sempre lo stesso. Chiedo scusa. Della musica che mi gira intorno ho dei ricordi fantastici, pezzo per pezzo. Ho degli aneddoti da raccontare, bisognerebbe stare qua fino a domani mattina. Me ne ricordo due, tre. Uno fu quello che mi sembra stessi facendo Piccolo Uomo, e c'era ancora il 32 tracce, capito, che girava.
a un certo punto entra un farfallone e va in mezzo al nastro e il nastro si ferma e Mimì dice: Ale, cominciamo. Io dico: se lo torni a dire ti do insomma, non devi dire queste cose, non è vero. Infatti Maurizio Maggi, grande fonico, ha pulito il nastro, dopo 10 minuti è ripartito e devo dire fu uno dei pezzi, dei cover riusciti meglio dell'album. Un'altra sera ero a cena con Mimì, ci telefonò Loredana, fu una festa meravigliosa. Un'altra volta ci facemmo uno scherzo a vicenda, insomma, cose bellissime da raccontare, cose che, ripeto, per elencarle tutte bisogna stare qui fino, non a domani, fino a dopodomani. Grande amore per la musica e per l'amicizia. Vennero anche, a parte questa scena con Grillo, che anche Mimì ha ricordato al suo fan club, fan club ufficiale suo, in un'intervista lei ricordò appunto questa scena con Beppe Grillo, e anche la visita inaspettata di Dori Ghezzi, Fabrizio De André, che sono costati. Fu quella volta lì, e io mi sono trovato in mezzo a tutti questi personaggi straordinari, e abbiamo giocato, scherzato, ci siamo presi in giro, e poi abbiamo parlato di musica. E devo dire che mi sono sentito importante, perché in mezzo a loro, a questi personaggi veramente eccezionali, perché ecco, questi personaggi amano la musica e sanno come si fa, ecco, cioè, come dire, gestire un album di quel tipo non è uno scherzo, perché vai a toccare dei brani storici. Parliamo del fiume Saint-Cloud, parliamo di Mimì Sarà, di De Gregori, che io mi ricordo i complimenti da Vincenzo Mollica per quel pezzo. Insomma, quando l'album finì, io e Mimì ci abbracciamo fortissimo e Mimì mi disse: io vado a casa, poi ci rivediamo che dobbiamo pensare alle cose future. E vedevo che lei era dispiaciuta, era molto, quasi quasi si metteva a piangere che il disco era finito, era venuto molto bene, e era un arrivederci. Io purtroppo da quella volta non l'ho più vista fisicamente, capisci? E riconfermo il mio grande amore sia per Mimì che per Loredana, la grande amicizia e la grande voglia di fare musica assieme. Quindi era molto istintivo anche il rapporto che c'era, capisci? Era molto fisico, era molto... Mi veniva un'idea, a lei ne veniva un'altra, ci mettevamo al piano, lei cominciava a cantare, io l'accompagnavo. No, così, così, così. E in poco tempo si arrivava a una soluzione molto efficace. Ecco quello che è stato. Sì, avete condiviso questo percorso e collaborato per qualche mese, anche perché, ricordiamolo, questo è stato un album che dal punto di vista discografico molto sofferto, perché Mimì l'ha cominciato con una casa discografica e poi l'ha pubblicato con un altro, cioè doveva uscire per la posta, alla fine voglio tu sei più informato di me, vedi, io di ste cose non mi interesso, io mi interesso di musica, quindi c'erano impresari, manager che pensavano a tutto ciò che era il sistema, diciamo, tecnico di come fare, di come non fare, ma io pensavo solo alla musica, quindi per me che fosse di qua, da asciutto, da brodo, bianco, rosso, non mi interessava, capisci? A me interessava che i brani venissero bene, ecco. E è stata una festa per ogni brano, sempre una festa, capito? Poi vedevo c'era un po' di tensione al di fuori di noi, ma noi siamo andati da Dio proprio, capisci? Ti voglio dire una cosa. Sì, prego. Ed è uno degli album della mia carriera, dei diversi album della mia carriera
che ho nel cuore, capisci? Ho nel cuore perché ci sono dei colpi forti, ci sono dei colpi musicali interessanti, ci sono, come dicevo prima, c'era proprio la voglia di fare musica, ecco, questo è il senso. Sì, benissimo, prova ne è che alcune versioni, è un album di cover, ma praticamente Mimì le ha fatte sue, tutte, come se fossero bravi. Bravissimo, hai centrato l'obiettivo. Una su tutte mi viene da citare Dillo alla Luna di Vasco Rossi, che sintomatico il fatto che negli anni a venire poi spesso chi produce musica, chi fa musica nell'ambiente ha usato la base che in effetti è stata arrangiata e interpretata alla grande da Mimì come se fosse un brano inedito. Lei riusciva a fare suo tutto ciò che toccava e forse era una delle poche artiste, se non l'unica in assoluto, a riuscire a cantare mondi di artisti così diversi senza il rischio di appiattirli, senza il rischio di uniformarli. È esattamente come dici tu, e infatti quell'arrivederci, mi ricordo lei aveva una Volvo familiare, mi ricordo. Partì, ci salutammo così, io andai di qua e lei andò di là, io andai verso Bologna, lei andò verso Milano, e dai, ci vediamo presto che dobbiamo spaccare, dobbiamo inventare delle cose. Io dissi ok, con tutto il piacere del mondo. Purtroppo fisicamente non l'ho più vista. Purtroppo, certo, non c'è stato più il tempo di fare tutto ciò che era, insomma, insieme avreste voluto e potuto. Sì, perché si è creato un feeling, cioè io sono molto istintivo, lei molto più di me, si è creato un feeling così, senza ma e senza sé, capito? Le cose venivano fatte proprio distinto e si era creata una tale voglia di fare musica insieme che io credo che avremmo fatto cose, e io da lei non so come ringraziarla, ho imparato tanto. Poi ho pensato, dopo ho riflettuto, perché sai, soprattutto in momenti come quelli che abbiamo passato, che stiamo ancora attraversando, a volte ti fermi, quelle poche volte che mi fermo, ecco, prima ero a pesca, quando sono a pesca penso a una cosa, quando gioco a calcio non penso a niente perché è un lavoro fisico, invece a pesca riesci a riflettere, e riflettendo su, appunto stavo pensando a quello che avremmo detto, ho visto le domande che mi hai mandato, ma non c'era bisogno perché è talmente per me una cosa meravigliosa poter parlare di Mimì che qualsiasi cosa che tu mi chiedi, io lì sono molto preparato, e senza mai, senza se e senza secondi termini. E di questo ti ringraziamo, Fio, non ci conosciamo di persona, spero un giorno di poterti vedere davanti a un buon caffè, perché sarà bello scoprirti anche come persona che come musicista, e certo quale sei. Si percepisce, come dicevi prima, anche Mimì della musica che mi gira intorno, quando le parlavano un po' di altri dischi che erano molto ricchi da un punto di vista finanziario, no? Diceva, sì, sì. Noi abbiamo pochi mezzi ma tanto cuore, e anche noi in questa diretta abbiamo un po' mezzi casalinghi, pochi mezzi ma tanto cuore. Ma è meglio così che tutto quell'infighettamento che non serve a nulla, capisci? È meglio sì. Così. Io, guarda, posseggo, adesso tu non lo vedi, posseggo uno studio, devo dire, all'avanguardia, meraviglioso. Adesso faccio un upgrade ai computer, spendo ancora un pacco di soldi per poter avere il top del top di questo momento. Perché? Perché mi voglio divertire, mi piace molto fare musica, mi piace molto giocare a calcio, ma non mi piace più fare musica. E credo che con la passione di sempre si possa arrivare molto in là, capisci?
come dire, c'è proprio bisogno, cioè, ecco, un vanto che mi posso tenere, uno dei pochi, che io non ho mai cambiato il sistema. Dalla musica che mi gira intorno a oggi, il sistema è esattamente quello, identico, non è cambiato nulla. Cambiano gli strumenti, certo, cambiano i suoni, sono dei plugin nuovi, ma se voglio, come dire, se voglio fare musica mi siedo al pianoforte, comincio a suonare e da lì comincio a scrivere per orchestra e poi usi questa tecnologia meravigliosa che se la usi a pro musica è una cosa fantastica. Beh, quindi questo lavoro ha lasciato una traccia importantissima nel tuo percorso professionale. Sì, assolutamente. Oltre che umano, per il rapporto che c'è stato umanamente con me. Assolutamente. Ah, poi voglio aggiungere un'altra cosa. Proprio rispetto alla vita racconta, quell'aneddoto mi ha insegnato una cosa, che un brano prima di darlo fuori deve essere finito. Non puoi darlo fuori a metà. Se manca due o tre parole, non va bene, capisci? La musica mi piaceva molto, ma il testo no. E allora, secondo me, al di là dell'ascolto pessimo, perché sai, sei piano e voce col microfono della mutua, così, capisci? Uno magari ascolta, arriva prima di noi un pezzo finito, già mixato, già masterizzato, noi arriviamo col microfonino da 20.000 lire di allora e allora c'è qualcosa che non va. Però sì, lei pensava che non contasse, perché effettivamente un tempo, e questo era molto meglio di oggi, c'erano dei grandissimi discografici che capivano il grande successo anche con un dito di pianoforte, capito? Sì. E questa cosa va tenuta in considerazione, perché oggi se non sei super masterizzato, super confezionato, quasi quasi non ti ascoltano nemmeno. Non è giusto, perché effettivamente se vieni in studio da me senti dei suoni di un certo livello, anche con due suoni si capisce già dove il pezzo va a finire. Questo voglio dire. Eh sì, è verissimo. Meglio badare alla sostanza e non ai fronzoli. Mimì ci ha insegnato questo, no? Proprio così. Maestro, io ti ringrazio per questa tua testimonianza e scusaci ancora se abbiamo interrotto questo tuo pomeriggio domenica. È un grande piacere, perché adesso hanno finito anche i cric e cro. Adesso si sente benissimo. Si vede che c'era l'effetto Lambretta, capito? L'effetto... Potremmo andare avanti per ore adesso, invece. Ecco, io lo chiamo effetto Lambretta, quando metti in moto la Lambretta che fa quel rumore, no? C'è l'effetto Lambretta. Va bene, Fio. Un abbraccio virtuale forte, spero di incontrarti da vicino per raccontarti tante altre cose che sarà bello dirsi di Mimì e di tutto quello che facciamo per lei da quasi 30 anni praticamente. Fantastico. Noi mandiamo un altro contributo live di Mimì ai fatti vostri, accompagnata alla chitarra da Dodi Battaglia. Oh, sì. Perché in questo disco c'è anche stata una partecipazione straordinaria, oltre quella di Aida Cooper in La musica che mi gira intorno. Certo. E c'è appunto stata questa partecipazione di Dodi Battaglia, dei Pooh. I Pooh erano molto... Dodi siamo proprio fratelli, siamo proprio, perché è l'artista che conosco da più tempo. Abbiamo quasi la stessa età. Io avevo 5 anni, lui ne aveva 4, insomma, più o meno. E suonavamo tutti e due la fisarmonica, quindi pensa che storia. Io suonavo la fisarmonica a 5 anni e lui mi veniva a sentire con la sua mamma che passava per fare la spesa. Quindi pensa che storia che è questa, pensa che bella cosa. E con Dodi ci sentiamo ogni 2-3 giorni per confrontarci. Dodi, a mio parere, è uno dei più grandi chitarristi, non d'Italia, non d'Europa, ma del mondo. Allora, ce lo saluti al prossimo incontro a nome della nostra associazione. Lo sento domani mattina.
e di tutti i fan di Mia Martini, che ricordano sempre con grande piacere questa partecipazione in Dillo alla Luna e anche, diciamo, intanto il live a Papavero e Papere in prima serata su Rai 1, dove hanno omaggiato le canzoni più belle dei festival di Sanremo insieme a tanti altri artisti, e anche, diciamo, il loro sodalizio umano oltre che professionale anche ai tempi del Sanremo del 90, in cui Mimì partecipò con La Nevicata del 56 e loro lo vinsero con Uomini Soli. Sì, sì, è vero. Io avevo Donna con te. Sì, avevo Donna con te, con, che inizialmente doveva essere cantata da Patti Pravo, poi da mi ricordo bene. E diciamo che hai anche vinto il Festival di Sanremo con Senza Pietà nel 99, sempre con Anna Ozza. Esatto, e anche con aspetta, con Senza Pietà, anche Ti lascerò. Sì, adesso sono 11 podi, ma non mi ricordo con chi. Questo la dice lunga su tutto quello che hai prodotto ad altissimi livelli per la musica italiana. Te ne dico una e la penso veramente. Sì. Ho talmente tanta passione che mi sento a inizio carriera. Cominciamo adesso a farlo davvero. Quindi da adesso in poi proviamo a menarlo giù dura. Grande. Va bene Fio, un abbraccio forte. A te, grazie a tutti voi. Buona serata. Viva la buona musica. Grazie. Ciao. Ah, buonasera. Io ho qui, per gentile concessione del pool Mani Pulite, dopo Lino Banfi, che è stato presenziato, bravissimi. Dodi Battaglia, che ha suonato in questo disco per me, e quindi la facciamo insieme questa cosa, certo. Di Vasco Rossi, Dillo alla Luna. Guardami quando mi parli, guardo sentiero, guardami quando mi parli, guardo sottero, e smettila di parlare, guardando il muro. Se qualcosa mi devi dire, tu dimmelo duro. Guardala in faccia la realtà, e quanto dura, ci sarà sfortuna. Ah sì, sfortuna. Guardala in faccia la realtà, è più sicura, guardala in faccia la realtà, è meno dura. E se c'è qualcosa che non ti va, tu dillo alla luna, può darsi che porti fortuna, dillo alla luna. Quando mi parli, se sei sincero, se non mi guardi quando mi parli, non sei sicuro. Io la voglio in faccia la verità, e se sarà dura, la chiamerò sfortuna, maledetta. Se c'è qualcosa che non ti va, dillo alla luna. Può darsi che porti fortuna,
ferro alla nuca. La verità è stessa natura, la chiamerò sfortuna, maledetta sfortuna, maledetta sfortuna, maledetta, maledetta, maledetta sfortuna, maledetta sfortuna. Più degli inoppanti. Grazie. Abbiamo fatto un altro nuovo gruppo, oltre a quello di Lino. Beh, veramente tu ne hai fatto anche un altro, con Zucchero, no? Grazie. Grazie mia, grazie mia.